Salve a tutti e bentornati su Crystal Lake TV. Oggi vi spiegherò come far sopravvivere dei pesci rossi all'interno di una boccia, naturalmente, senza filtro, senza piante, senza batteri. Sigla. Avete creduto davvero che sul mio bellissimo e fantasmagorico canale condividessi un video dove incito la gente a maltrattare gli animali? Vi sbagliavate. Immagino in questo momento il mio pubblico diviso in due fazioni. La prima, che davvero voleva sapere come tenere un pesce rosso in una boccia, mi dispiace per voi. La seconda fazione, per darmi dell'assassino brutto, schifoso, maltrattatore, puzzolente. Mi dispiace anche per voi. Ho già affrontato questo discorso qualche anno fa in un video totalmente dedicato alla gestione del pesce rosso che vi lascerò tra i suggerimenti dei video in coda. Ma ne approfitto per ripetere, la boccia non è adatta ai pesci. Ma mio cugino ce Mio l'ha. cugino si droga, non è che se una cosa sbagliata la fa un cugino, un parente a caso diventa giusta. Le E allora perché li vendono? vendono perché sono belle e ci si possono mettere dentro un sacco di cose interessanti, tipo che so, le caramelle. Le piante grasse, la sangria, oppure fare quello che ho fatto io. Ho deciso di allestire questa boccia appunto per mostrarla alle persone scettiche e devo ammettere che è nato un piccolo ecosistema. Questa cosa andrebbe allestita in tutte le classi di tutte le scuole elementari del mondo. Sono sicuro che ci si potrebbero fare almeno 6 mesi di lezioni di scienze solo guardando dentro questa palla. Ma veniamo al materiale utilizzato. Iaietto, due rocce, un legno ricoperto di muschio, due palle di cladofora o alga marimo, acqua biocondizionata, una bustina di dafnie vive, qualche lumachina minore, qualche gamberetto. Ne è uscito uno spettacolo. Ammetto che passerei ore a guardarci dentro. Come nutrimento utilizzo mangime in pastiglie e mangime micronizzato per avannotti. Credo che la spesa iniziale non superi i 50 euro, ma lo si può allestire anche con molto meno utilizzando materiale di recupero. Questo sicuramente potrebbe essere un bellissimo progetto molto educativo da portare avanti con dei bambini. Seguirà un montaggio video con qualche spezzone in frame lapse, che mostrerà la frenetica e pullulante attività contenuta al suo interno. Buona visione!
Io vi ringrazio per la visualizzazione, spero che vi sia piaciuto quello che avete visto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciarmi un commento con un suggerimento per il tema da trattare nel prossimo video. Ci vediamo venerdì alle 13:00.